su questa terra, ognuno ha la sua croce. Ma dobbiamo fare in modo di non essere il cattivo ladrone, bensì il buon ladrone. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, un caro saluto a tutti voi e un augurio per vivere serenamente questa santa giornata che il Signore ci propone, che il Signore ci offre. Vedete, ogni giorno che il Signore ci dona è una nuova opportunità. Ogni giorno che il Signore mette nelle nostre mani è una nuova opportunità che non va sprecata, ma va custodita nelle nostre mani, sì, perché tutto è dono di Dio, tutto è dono di Dio. La vita, la salute, la famiglia, tutto è dono di Dio. E un dono non ci appartiene, un dono ci viene affidato solamente, no? E allora la nostra attenzione quale deve essere? È quella di custodire quello che ci viene donato. E evidentemente più i doni sono preziosi, più i doni sono importanti e più vanno custoditi con una maggiore attenzione. Allora che questa giornata possa essere custodita all'insegna, ecco, dell'insegna della parola che Padre Pio quotidianamente ci sta donando. E oggi abbiamo ascoltato questa frase di Padre Pio, no? Che ci dice di paragonare, no? Di paragonare la nostra vita, di paragonare la nostra esperienza al buon ladrone. Padre Pio fa questa differenza, dice attenzione a non essere come il cattivo ladrone, ma essere il buon ladrone. E chi era il buon ladrone? Il buon ladrone è colui che ha colto questo dono, il buon ladrone è colui che non si è lasciato sfuggire il momento essenziale della sua vita, ha colto l'opportunità, si è trovato lì sulla croce insieme a Gesù, con Gesù, si è trovato, ecco, quasi potremmo dire collega di nostro Signore in quel momento estremo della sua vita, ha visto che realmente quell'uomo non era un crocifisso come tanti altri, ma era colui che gli poteva garantire la salvezza e ne ha approfittato di quel momento, no? Ricordate la parola del buon ladrone, l'invocazione, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli ha fatto la promessa bella, la promessa tanto grande, potremmo dire la prima canonizzazione ufficiale, oggi sarai con me in paradiso. Allora, fratelli miei, alla scuola di Padre Pio, potremmo dire alla scuola del buon ladrone, anche noi, ripetiamo spesso durante questa giornata, durante questo tempo di Quaresima, ripetiamo spesso l'invocazione del buon ladrone. Signore, ricordati di me. Quanto è bella questa preghiera, tanto semplice, tanto breve, ma tanto efficace. Gesù, ricordati di me. E per ricordo sappiamo bene cosa significa la parola ricordo. Vuol dire riportare al cuore, riportare nel proprio intimo, riportare nella propria intimità. Allora quasi a dire al Signore Gesù con queste parole brevi, Gesù, ricordati di me, Gesù, tienimi stretto nel tuo cuore, Gesù, riportami nel tuo cuore. Tante volte abbiamo smarrito questo luogo attraverso il peccato, attraverso la superficialità, attraverso la distrazione, attraverso la non curanza, no, della vita spirituale. Allora oggi, ma penso che lo possiamo fare in tutto questo periodo quaresimale, ripetiamo la preghiera del buon ladrone. Signore, ricordati di me. E possiamo collegarlo benissimo al Vangelo di oggi. Gesù oggi ci dice di non sprecare parole. Gesù oggi ci dice che quando preghiamo dobbiamo andare all'essenziale, dobbiamo andare al cuore della spiritualità, senza fare lunghi discorsi, no? Perché il Signore non bada alle nostre parole, ai nostri discorsi, alle nostre, ecco, lungaggini. No, il Signore guarda al cuore, fratelli miei. Il Signore guarda ciò che abbiamo nel cuore. E allora ripetere come un rosario, come una giaculatoria, come una litania, ripetere questa invocazione del buon ladrone. Signore, ricordati di me. Ogni giorno, ogni momento, ogni attimo, mentre lavoriamo, mentre facciamo i nostri servizi, mentre svolgiamo le nostre attività, no? Da quelle più semplici a quelle più complicate, riportiamo queste parole nella nostra mente e nel nostro cuore, perché evidentemente mentre noi chiediamo al Signore di ricordarsi di noi, è Lui stesso che si ricorda
certamente si ricorda di noi, ma siamo noi stessi, ecco, che ci ricordiamo di Lui e quindi lo riportiamo nel nostro cuore. E allora, fratelli miei, augurandovi una buona giornata, augurandovi di custodire questo dono che il Signore mette nel nostro cuore, vi auguro proprio di ricordarvi oggi molto di più e molto più spesso dell'amore di Dio. A tutti voi una buona e santa giornata. Speed.